dov'è finito? Dov'è finito? Eccolo qua, Alberto Patrucco, scusami, tu ci hai tenuto compagnia per tutto l'attendendo il festival e so che hai preparato qualcosa per noi. No, francamente poi venire dopo tre competitor così, cioè buttare lì a azzardare qualcosa di comico è incredibile. Questa storia del sindaco mi piace perché da padre sindaco non nasce figlio sindaco. Da padre, chissà, da padre prete non si sa poi cosa non può nascere, non si sa, solito. Però voglio dire, contro il nepotismo, di azzardare qualcosa su Sanremo. Io sono stupito, basito, visto il Savoia, il principe, non si sa dove cazzo è il regno, ma comunque è principe, non so. Poi ho... No, beh, volano sti titoli, poi ho visto Craxi, no? Che sapendo che doveva partecipare ai Udem, al dopo festival volevano anche lui dedicare no, una via anche lui, via Craxi da Sanremo. Cioè, per Dio, siamo veramente. Corso via anche è un mondo lui. Di pazzi. Io potrei incredibilmente iniziare, cioè, a proposito della canzone, comunque con una vecchia battuta, puntuale, questa non è mia, però. Questo che ha fatto il trio è veramente un bel pezzo che non sentivo una stronzata del genere. No, per dire no, che. Certo. Ma si può essere un po' spettinati, perché poi sto festival. No, non si è capito. Cioè, è nato poi all'insegna della polemica, tra le due cose. È partita Beh, sì. con la grana Morgan. Subito, in Cresce è riunita la giuria e ha detto Morgan è fuori. Cazzo, c'era bisogno della giuria per dire che Morgan era fuori. No, non si sapeva già prima, adesso condurrà probabilmente il strafatto. Quelli sono i suoi fan, se vedi quelli dipinti sulla parete sono i suoi fan. Infatti, cioè, però non ci vuole la giuria per stabilire che Morgan fosse fuori, probabilmente si sapeva. Più poi il direttore artistico ha detto Morgan non lo facciamo esibire perché a Sanremo non si usano le basi. Comunque, c'è un po' di calore, almeno dalla vostra parte. Aspetta, ridigliela perché non l'hanno capita. Mai ripetere una cosa che non funziona. Poi viene quasi da un po' ti fare questa sta credici perché le stanno crollando tutti i suoi pilastri. Cioè Morgan è caduto per appunto perché usava cocaina come crack è caduto. No, e poi è caduto Bigazzi, i suoi punti di riferimento stanno andando via tutti hanno come dire, epurato anche Bigazzi perché ha spiegato la ricetta dei gatti li faceva bollire gli animalisti sono arrabbiati moltissimo perché i gatti in umido non sopportano l'umidità ecco, il gatto certo. In umido fuori anche, quindi resta ancora il problema dei gatti ora poi su Sanremo d'altra parte che io credo Sanremo insomma, è una grande metafora vedo che ancora è il festival della canzone italiana e non si parla delle canzoni perché si parla appunto dei personaggi che frequentano le canzoni si parlano di Lustrile, Payet, la cosa scandalistica e a Sanremo festival della canzone italiana non si parla di canzoni è come se al festival della ginecologia si parlasse di un caso ecco io è una cosa che mi lascia veramente. Poi mi rendo conto, c'è un fiore di critici straordinari che io anche saluto e conosco, ma probabilmente non si parla di canzoni perché non ci sono le canzoni. Allora l'azzardo è tutto sullo spettacolo. Quando c'erano gli accoppiamenti, ho fatto. Perché questo è Sanremo. Gli accoppiamenti? Sì, gli abbinamenti. Gli abbinamenti. Ricordo degli azzardi incredibili, delle provocazioni ciclopiche. Un anno avevano abbinato Toto Cutugno, adesso mi è spiaciuto, l'hanno anche eliminato, a Ray Charles, cioè, ma ti rendi conto? Cioè, Ray Charles, grande, grandissimo, a Toto Cutugno, sarebbe come accoppiare un San Bernardo con un Chihuahua, senza offesa, ma cioè, è un azzardo una provocazione. Poi si giustificano, ecco allora dove tu capisci che la giustificazione che è voluta, la cosa, quindi è tutto falso, è tutto fasullo. Perché hai detto, tanto... Lascia stare, ci ha saltato tutto, intanto lui non l'ha visto. Dico, che cazzo, cosa vuol dire? Dico, l'avrà sentito, dico un po' di rispetto per Richard. Insomma, un mondo probabilmente di plastica che continua così e che è bene che qualcuno ci creda. E noi ci crediamo, se no non saremo qua. Tra l'altro hai citato Toto Cutugno, sì. Che l'hanno eliminato, quindi vuol dire che si è portato via anche Belen se non lo ripescano. No, Belen, che poi fra l'altro si pronuncia Belen, ma qui siamo a Genova, si scrive Belin. Cioè, cioè giusto per restare in tema, un po' che produrre belinate, credo, non lo so. Vabbè, giusto per restare sull'involucro, non sul contenuto. Io credo che per adesso, poi mi auguro di fare invece una canzone come è sperare, perché sì, dedicata è possibile a Carla probabilmente Bruni. Anche cantare in un altro modo, ma ne parleremo dopo, grazie. Alberto Patrucco, grazie.